Come si può foderare il girocollo e il giromanica di un abito completamente a macchina? Poter tagliare la fodera e imparare a scoprire come tagliare una corretta paramontura per rivestire internamente la fodera di un abito è veramente una competenza sartoriale più facile di quello che pensi. Ciao, sono Sara Poiese e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube. Vediamo assieme il video tutorial di oggi. Bene, cuci amiche, il capo vincitore del sondaggio della precedente diretta live sul mio canale YouTube è l'abito Vogue V8828, in questo caso nella variante smanicata in tessuto Chanel. Questa volta in questo video tutorial vado a raccontarvi quella che è la modalità di foderare un capo smanicato completamente a macchina, nonché di applicare la cerniera zip su un tessuto Chanel che è particolarmente corposo e al tempo stesso applicare la fodera all'interno dell'abito anche nella cerniera zip. Per cui cominciamo subito in questo nuovo video tutorial e vi ricordo che trovate l'elenco dei materiali nella descrizione del video qui sotto. Basta cliccare nel triangolino nero che trovate in basso a destra del vostro video per accedere alla descrizione completa del video. Cominciamo ad unire il tessuto Chanel per quanto riguarda la gonna. Anzitutto uniremo il centro davanti della gonna, contrassegnato da due spilli rosa, al fianchetto davanti della gonna tramite l'unione degli spilletti rosa, per cui rosa con rosa, rosa con rosa, mentre gli spilletti verde chiaro serviranno per unire il fianco della gonna davanti al fianco della gonna dietro. Ora la gonna dietro, il centro dietro, solo fino all'apertura della cerniera zip, il fianchetto dietro contrassegnato dagli spillini azzurri, anche questo fianchetto dietro contrassegnato dagli spillini azzurri, mentre gli spillini verdi che sono agli estremi serviranno appunto per congiungerci alla gonna davanti. Occupiamoci ora del corpetto dietro. Dovrò anzitutto sorfilare con la tagliacuci a 3 fili, quindi un ago, tutti i lati verticali del mio corpetto. Poi dovrò andare ad unire gli spillini azzurri, quindi il fianchetto destro e il fianchetto sinistro. Ho utilizzato la fliselina per sbieco e la fliselina per dritto filo per rinforzare spalle, girocollo e incavo manica. Per un approfondimento su queste fliseline vi rimando al video correlato che trovate linkato nella descrizione del mio video. Occupiamoci ora del corpetto davanti, che anche in questo caso ho fliselinato con la fliselina per sbieco nel girocollo e la fliselina per sbieco negli incavi manica per impedire il cedimento del tessuto. Ho sorfilato con la tagliacuci per impedire lo sfilacciamento del tessuto Chanel tutti i lati verticali e in questo caso ho sorfilato anche le spalle perché la spalla davanti non viene mai fliselinata con la fliselina da dritto filo. Unisco il fianchetto davanti destro al fianchetto davanti sinistro contrassegnati dagli spillini rosa. Una volta che ho terminato di confezionare cucendo anche i fianchetti del corpetto il mio abito, posso unire il corpetto alla gonna facendo combaciare tutti i tagli. In questo modo il tessuto esterno Chanel del mio abito sarà pronto e dovrò semplicemente ripetere tutti questi identici passaggi per la fodera del mio abito. Occupiamoci della fodera, tutto il corpino superiore e anche la gonna è stato interamente sorfilato con la tagliacuci, cucite tutte le parti del corpetto e i fianchi, idem per la gonna. Particolare attenzione cuci amiche fate alla fodera perché soprattutto nei tessuti Chanel vi considero una fodera come questa, particolarmente pesante, una fodera particolarmente coprente, non stretch, in modo tale che sia particolarmente corposa, si dice in gergo tecnico, quindi particolarmente capace di sostenere anche la pesantezza del tessuto Chanel. Per l'elenco materiali vi raccomando di andare nella descrizione del video qui sotto. Assieme le paramonture dell'abito foderato interno ed eccoci entrare nel vivo di questo video tutorial. La paramontura del girocollo davanti e del girocollo dietro, come indicati adesso dalla freccia, non sono altro che delle estrapolazioni del cartamodello. Questo è un pezzo del cartamodello del centro davanti al quale semplicemente ho misurato un'altezza di 3 cm, l'ho ritagliato dal cartamodello originale, ho ottenuto questa striscia parallela sempre al margine della cucitura che va
posta esattamente in questo punto qui. Attenzione che se la striscia è alta 3 cm dovrò poi sempre aggiungere il margine di cucitura. È un pezzo di cartamodello che potete crearvi da zero dal cartamodello originale, pertanto la paramontorente sotto Chanel sarà una striscia di 3 cm, mentre la fodera sarà tutta la rimanente stoffa appunto di cartamodello ad esclusione della paramontura in Chanel. Le unisco e questa chicca vedrete alla fine a che cosa serve. Vediamo come montare la paramontura sul girocollo e sugli incavi manica completamente a macchina. Anzitutto dobbiamo prendere il corpetto in fodera e unirlo dritto contro dritto al corpetto in tessuto Chanel. In che modo? Vediamolo. Partiamo unendo dritto contro dritto il centro dietro fino alla spalla dietro, lasciando 4 cm non cuciti. Proseguiamo poi cucendo sempre dritto contro dritto dalla spalla del dietro fino all'incavo ascellare fino alla spalla del davanti. Anche in questo caso dritto contro dritto, lasciando sempre 4 cm non cuciti. Questo è l'effetto che ottengo. Proseguiamo poi al corpetto davanti, unisco dritto contro dritto la spalla del girocollo davanti fino alla spalla del girocollo davanti dell'altro lato, lasciando anche in questo caso 4 cm e 4 cm non cuciti. Ripeto ovviamente l'operazione per l'incavo manica di questo lato, lasciando aperto 4 cm nella spalla, l'incavo manica di questo lato lasciando aperto 4 cm, lo stesso varrà per il girocollo del dietro. Ottengo dunque un'attaccatura uniforme con tutto le spalle completamente aperte. Adesso dovrò andare a raddrizzare il corpetto del mio abito Chanel, questa è la spalla, e vado a raddrizzare dal corpetto davanti questa parte qui, per cui questa è la spalla davanti, questa è la spalla dietro e le faccio combaciare assieme. In che modo? Cucitura baciata dritto contro dritto e grazie all'apertura di 4 cm potrò semplicemente cucire da spalla alla parte centrale della spalla fino all'altra parte finale della spalla con un semplice punto dritto a margine di 1,5. La stessa operazione poi la ripropongo, vedete qui in cucitura baciata, sui pezzetti di spalla della fodera. Ecco le spalle in tessuto Chanel cucite nella cosiddetta cucitura baciata dritto contro dritto. Adesso per andare a cucire la fodera interna è sufficiente che passo dal centro dietro con le mani, prendo la fodera, prendo l'altra fodera con i polpastrelli in modo tale da simulare la cucitura baciata finita e voilà, rovesciando il tessuto in questo punto mi si estrapolerà quella che è esattamente la cucitura baciata dritto contro dritto della spalla in fodera. Da fare da questo punto fino alle cuciture di tessuto Chanel. Cucio queste due spalle, sinistra e destra, e poi vediamo come rifinire la fodera a macchina. Vediamo dunque l'ultimo passaggio per completare la paramontura e l'atto di fodera dell'abito prima di passare al montaggio della cerniera zip di un capo foderato. Affrontiamo l'ultimo passaggio. Per ottenere questa spalla cucita perfettamente qui nel giro manica e qui nel giro colle, ottenere dunque questa bellissima cucitura interna di fodera e questa cucitura estremamente pulita, dobbiamo terminare l'ultimo passaggio. Rovesciamo completamente la giacchina. Ci troviamo le spalle esterne dell'abito, per cui tutte in Chanel, e ci troviamo anche le spalle della fodera appena cucite. Adesso non dovremo far altro che tirare con delicatezza il tessuto della fodera interno un pochino verso l'esterno e il risultato che otteniamo è di vedere il buchino rimanente dei 4 più 4 cm che avevamo lasciato precedentemente aperto, per cui apro la cucitura della spalla Chanel, apro la cucitura della fodera Chanel, le spillo assieme e cucio questi 8 cm. Lo stesso lavoro lo vado a fare, questo è il girocollo interno, lo stesso lavoro lo vado a fare nell'incavo manica del giro manica dell'abito, per cui prendo la spalla esterna che guarda il giro manica, prendo la spalla esterna in fodera che guarda il giro manica, faccio combaciare le cuciture e chiudo questo buchino di 8 cm da qua fino a qua. Pertanto poi non dovrò fare altro che, questo è il capo con la cucitura appena terminata, risvoltare il tutto e ottenere questo perfetto lavoro fatto completamente a macchina. Vediamo ora come applicare la cerniera zip su un abito foderato.
La cerniera zip invisibile ha la peculiarità di essere veramente invisibile una volta che viene montata, per cui questo è il lato diritto della cerniera. Vedete che ho gessato con una semplice saponetta il margine dei 3 cm che ho voluto dare al centro dietro. Ho dato 3 cm anziché 1,5 perché veste meglio. Quando il capo anche foderato vuole avere un margine di cucitura leggermente maggiore sul centro dietro. Per cui la mia cerniera dritta contro dritta la appoggio sul corpino esterno dietro del mio abito, con quale accortezza? Quella che porto in avanti anche la paramontura e la fodere. Faccio iniziare il cursore esattamente in concomitanza con la cucitura della paramontura, dell'inizio della paramontura. Molto spesso io punto anche uno spillino in trasversale proprio per far sì che la cucitura parta esattamente precisa in quel punto. Dopodiché proseguo con la spillatura di tutta la cerniera zip, prestando attenzione di spillare in maniera trasversale il punto centrale della zip da un lato, e poi dovrò farlo combaciare con il punto centrale di montaggio della zip, ovviamente anche dall'altro lato. Per cui se questa è la parte centrale, fatevi già una spillatura di quello che è il centro della zip dall'altro lato, che poi appoggerete esattamente in prossimità della cucitura del vostro abito nel centro dietro. Questo trucchetto vi garantirà di avere la cerniera montata in maniera perfetta, specchiata all'altezza del taglio della cerniera. Vediamo come montare, ovviamente va spillato destro e sinistra. Vediamo come montare piedino per cerniere e quindi cucire completamente a macchina questa cerniera. Per cucire la cerniera mi servirà anzitutto il piedino per cerniera invisibile. Questo piedino mi permette infatti di andare a montare una perfetta cerniera invisibile senza l'ausilio di imbastiture, punti molli o lavori effettuati a mano. Una delle accortezze che io adotto è quella di portare sempre l'ago leggermente a sinistra, proprio poco poco, in modo tale che la mia cerniera invisibile possa essere davvero perfettamente invisibile. Tolgo il piedino, effettuo alcuni punti di cucitura avanti e alcuni punti di cucitura indietro a titolo di fermatura o di salda, e poi proseguo nel montaggio della cerniera invisibile. Questo piedino mi garantisce un'apertura precisa grazie alla sua puntina trasparente della scanalatura della cerniera zip, per cui io non dovrò far altro che tenere leggermente teso il tessuto. Il piedino aprirà la scanalatura del dentino della cerniera zip e cucirà una perfetta cerniera invisibile. Un altro dettaglio di fondamentale importanza è quello di lasciare un adeguato margine di cucitura a destra della mia cerniera zip, perché altrimenti quando mi trovo in prossimità della cucitura finale potrei aver difficoltà a cucire la cerniera zip proprio perché non ho più stoffa. Effettuo una salda alla fine del montaggio della mia cerniera zip ed ora mi occupo di montare l'altro lato. Per cucire la seconda parte di cerniera, questo è il cursore, nella parte finale della cerniera zip, comincio la cucitura della cerniera con il mezzo piedino e non con il piedino classico per cerniera invisibile. Perché? Perché questo mi permette di fissare proprio la parte iniziale della cerniera dove il piedino per cerniera invisibile non riuscirebbe ad andare, per una semplice ragione, che il piedino per cerniera invisibile è un piedino ampio, mentre questo è chiamato mezzo piedino proprio perché occupa metà dello spazio stesso. Proseguo per un paio di centimetri oltre l'attaccatura del piedino per la cerniera, ovviamente rimuovendo la zip, e devo cucire piano piano perché devo aprire i dentini della mia zip. Non appena però ho superato quel livello, posso tagliare con lo strumento rasafilo il mio filo, staccare con un clic il piedino per cerniera, inserire il piedino standard e, cuci amiche, mi raccomando, ricordatevi di riportare l'ago al centro o quantomeno a quello 0,5 leggermente spostato. Abbasso dunque il piedino, proseguo nella cucitura effettuando anche in questo caso alcuni punti avanti e indietro a titolo di salda. Rimuovo gli spilli e arrivo fino alla fine della mia cerniera. Una volta infatti che ho terminato di cucire la mia cerniera, semplicemente potrò portare un pochino avanti il cursore fin tanto che non uscirà, eccolo qui, il cursore stesso dalla fine della cerniera, e poi lo dovrò semplicemente portare avanti, e guardate, già da qui, già da rovescio, si vede che combacia perfettamente la cerniera stessa. Voilà!
far combaciare il margine di cucitura e la cerniera zip sarà applicata alla perfezione alla fine del mio abito. Rovesciamo ora l'abito e vediamo come terminare l'applicazione della fodera sulla cerniera zip. Ed ecco qui l'ultima parte dedicata al sottopunto interno della fodera della mia cerniera zip. Ovviamente ho spillato verso l'interno tutta la cerniera zip spillata con il colore rosa di un lato e la cerniera zip in azzurro con gli spilletti per l'altro lato. Va completamente spillata e cuci amiche, tutto il lavoro va terminato con un perfetto sottopunto a mano. Il sottopunto è terminato nella cerniera zip e anche il sottopunto nell'orlo dell'abito. Siamo pronte a vederlo indossato? Bene cuci amiche, vi ringrazio per aver condiviso con me questo video tutorial di oggi. Vi rimando ai miei canali social, il mio blog, la mia pagina Facebook, il mio canale YouTube e il mio profilo Instagram. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e scrivete i vostri commenti nella descrizione del video qui sotto. Un abbraccio sartoriale!